Vedete? Tempo perfetto per i sublimati. E ciao a tutti colleghi apicoltori, benvenuti in questo nuovo video. E parte l'asino. Non so quante volte l'avrete sentito, comunque si chiama Teo, del mio vicino. Allora, non so quanti anni abbia, ma fin da quando ero bambino me lo ricordo, perciò. Allora, sono nel bel mezzo della sublimazione, il terzo giro. Clima ancora una volta perfetto. Fortunatamente ha fatto qualche giorno di bel tempo e è stata una bomba perché sono riuscito a fare il mercatino perché se no lo annullavano. Perciò bellissimo, adesso è ritornato il clima da perfetto da sublimato e sto procedendo, sono a metà lavoro, intanto che aspetto che si raffredda un attimo il sublimatore perché se no mi parte subito la sublimata e perdo salico. Vi volevo fare due parole, volevo fare un video apposta per dirvi queste cose, ma ce lo butto qua dentro in mezzo dato che non sapevo neanche se filmare la terza sublimata. Allora, come stiamo andando? Stiamo procedendo bene, ragazzi. Ci sono tante novità, le state vedendo, ne vedrete ancora. E cosa importante, forse avrete già visto il fermentatore del mio amico. Per quanto sto parlando dell'idromele, per quanto riguarda la nostra produzione, si è comprato un fermentatore. Allora, io non vi ho mai messo qui sotto nei link quel. Ok, mi è caduto il sublimatore, dovrò farci un appoggio migliore. Comunque, io non vi ho mai messo qua sotto il link del fermentatore perché, allora, qua sotto ci sono i link affiliati, ovvero se voi comprate qualcosa da qua sotto io prendo una piccola percentuale. E allora, detto questo, io mi sono comprato un fermentatore ma un pochino più bello perché su Amazon non trovavo quello che volevo io, dato che volevo una certa cosa, volevo il rubinetto sotto, ecco. Però non mi sentivo neanche di mettervi il link di questo, che era molto simile, perché volevo prima vederlo e si dà il caso che adesso che il mio amico l'ha comprato, l'ha portato qua, l'ho visto, è praticamente identico al mio. Credo che appunto, come dicevo nel video dove andiamo a preparare il suo idromele, credo che quello, che la fabbrica che produca quei fermentatori sia una. E dopo le varie aziende di distribuzione ci mettono il proprio logo perché è davvero identico, proprio quasi tutto, manca il rubinetto sotto, ma volendo si potrebbe anche montare. Però guardando tutte le altre cose, anche guardando i fori delle gambe che erano già forati, non sono gambe che non potrebbero montare delle estensioni, ma ci sono già i fori, perciò potrebbero montarci delle estensioni, perciò mi viene da dire che sono identici e perciò vi metto qua sotto il link. Io qua sotto metto solo il link delle cose che personalmente ho utilizzato e che davvero mi sento di consigliare. Una piccolezza, non ho mai letto il libro di Contessi sulle api. Io ho iniziato col Pistoia, però stando leggendo il libro delle malattie delle api di Contessi, mi sento di andare tranquillo di consigliare anche il libro per quanto riguarda uno sguardo generale al mondo delle api perché è uno che davvero ne sa, perciò mi sento proprio di consigliare anche quel libro. Io ho iniziato col Pistoia, però comunque sono libri per dare un'infarinatura generale a quanto riguarda il mondo dell'apicoltura. Ecco, vi ricordo che qualsiasi cosa, ragazzi, e se volete anche darmi una mano e se volete comprare qualcosa, qua sotto ci sono tantissimi link delle cose che ho comprato per utilizzare qua nel canale per fare idromele e per fare apicoltura. Perciò ecco, se volete un fermentatore così, ragazzi, se volete iniziare a produrre idromele un po' più grosso perché vi piace molto, vi consiglio il fermentatore del mio amico che è veramente uguale al mio e il mio è una bomba, perciò non ha il rubinetto sotto per lo scarico dei lieviti esausti, però vi dico che non serve. Perché è una piccolezza in più da pagare quei 30-20 euro in più, ma davvero non vi cambia niente. Perché una volta finito si svuota tutto e quando non esce più niente per imbottigliare, quello lì si può buttare via oppure bervelo voi. Decidete voi, ma comunque è sempre conico, perciò i lieviti comunque si raccolgono lì.
Ok, io continuo a sublimare, che il mio sublimatore credo si sia raffreddato abbastanza e basta, continuate a seguirmi ragazzi. Ah, poi cosa importante, la sorpresa di dicembre. Allora, pensavo di avere più tempo a dicembre perché sono in vacanza, ma anche qua ci sarebbe da raccontare tante cose che ancora non sapete. Una cosa però grossa che ancora non sapete, ma questo devo aspettare ancora un po', purtroppo, e basta. Comunque, sono davvero impegnato e non riesco a trovare il tempo, anche perché il clima non è abbastanza clemente, perché questo lavoro qua che vorrei fare per farvi vedere a voi questa bella sorpresa, mi servirebbe del bel tempo. E il problema è che devo anche finire di pulire le arnie della famiglia 7-8, perché adesso ci ho tolto il miele, ma devo pulire tutta la cera e anche pu disinfettare, pulire bene tutte le parti delle famiglie dell'arnia 7-8, perciò ho un bel po' da fare. Comunque, il video finisce qua, lo faccio finire qua così. Un bel like se il video vi è piaciuto, commenti qua sotto per qualsiasi cosa e come la prossima ci vediamo. E alla prossima ragazzi, ciao ciao! E poi una cosa fondamentale, l'ho scritto nel video sotto del mercatino, ma vorrei anche dirlo personalmente. Ringrazio Giorgio per avermi costruito questo fantastico carrettino, perfetto in ogni parte, smontabile in due, così c'entra perfetto nel furgone. E basta, ciao ciao!